Buonasera a tutti, siamo qui oggi nella mia cucina, nella nostra cucina, mia di Andrea, perché oggi Andrea cucinerà per noi, per me. Però dato che cucina una cosa molto molto buona, la mia pasta, una tra le mie paste preferite, non sono una pasta dipendente, ma questa pasta mi piace talmente tanto che quando me la fa io tipo svengo. E quindi, scusa, stavo dando tipo la camerata in testa. E quindi, niente, mi cucinerà la famosissima... Le famosissime orecchiette cimiliere! Famosissima per te. Per me? Però famosissime orecchiette cimiliere di rapa, ma tu non le fai con le cimiliere di rapa, ma? Perché noi alterniamo a volte le cimiliere di rapa con i broccoli. Perché mi piace anche con i broccoli e quindi mi farà le... Ok, mi vedete, mi farà anche le... Sto... Quindi questa sera anziché cimi di rapa mi fa broccoli, salsiccia e orecchiette. Quindi non è proprio orecchiette e cime di arepe. Quindi riprenderò il mio patatino mentre mi cucina. Cosa stiamo facendo? E adesso cosa stiamo facendo? Allora, prima di tutto togliamo l'aglio. Quanto aglio usi? 3 spicchi? Sì, perché noi facciamo schifo e ci piace l'aglio. Esatto. Aglio, cipolla, tutto ciò che... Quando ci baciamo tra me e te... Perché ci baciamo? No, infatti... C'è tipo quel profumino, amore, vero? Poi noi useremo 3 salsiccette così, giusto? Mm-hmm. Salsiccettine! Intanto da brava mangiona che sono, faccio tipo una preschifezza prima di mangiare. Pane, l'olio e il sale e un po' d'origano. Cosa stiamo prendendo, mo? Stiamo prendendo 2 acciughine. 2 acciughine? Sì, escono. Poi ci mettiamo l'olio sminuzzato. Un po' d'olio. Fa tipo Giorgio in Orto e Cucina. Mezza bottiglia d'olio. Sono già un po' congelate, purtroppo. Perché non parli? Perché sto mangiando. Poi hai messo l'acqua? Sì, acqua e sale. Oh, si è appannata la videocamera. L'acqua per far bollire i broccoli e la pasta. Ora soffritto bene il tutto. Si prende il broccolo e si tagliano le parti, quelle più buone, si tolgono quelle più grosse, quelle più legnacee. Ecco, quando bolle l'acqua si buttano dentro. Adesso qua nel sughetto si è ritirato tutto il vino e quindi lo possiamo spegnere. Ma come ti trovi a cucinare questa ricetta? Bene, la cucino sempre. È la tua ricetta. Ma ascolta, lo sai che quando vengono Giulia e Alessia dovrai fargli lo stracotto? Ovvio, devi sfilarci la spalla di maiale. Esatto, a noi piace molto fare lo stracotto con... Non è uno stracotto, è la spalla di maiale stracotta, okay. Diventa sfilacciata. Gli sfilacci? Sfilacci di maiale. Fatti però nell'hamburger, nel panino. Nell'hamburger, nel panino. Nel panino, prendiamo gli sfilacci, ci aggiungiamo il formaggio, l'insalata. Esatto. Pentola gufo! Chi? Pentola gufo! Ah, pentola. Ma pentola gufo! Dai, acqua, muoviti a bollire! Bollire! Guarda che carini che sono visti da sotto! Sono carini! Sembrano dei mini alberelli, vero? Sì, sono carini! Tanti mini alberelli! Sono quelli che odiano i bambini! Invece è la mia verdura preferita! C'è la mia! A me piace la verdura! Tanto, tanto! Mentre stavamo cucinando, cioè... C'è venuta fame. A strano, Gloria. Eh? A Gloria è venuta fame. Strano. Che è una cicciona e quindi facciamo una nostra ricetta segreta. Ci servono delle rodeo, le foto Instagram cicciottose che metto sempre, no? Tipo adesso stiamo facendo queste patatine. Di solito le utilizziamo le tortillas, però queste sono praticamente identiche perché sono di mais. Ma sono più buone. Vero. E ci mettiamo sopra il Gouda. Il Gouda.
E non è finita qui. Faremo tipo 30-40 secondi di microonde e il gouda si scioglierà tutto. Così quando mangiate le patatine tirate su anche il gouda. Se volete potete accompagnarlo con delle salse. Io adoro la guacamole, però non c'è, quindi ce le mangiamo così, come appetizer molto cicciottoso. Che composizione, amore, che è? Tetris. Tetris! Oh, io ti mangio tutto quanto. Oh my gosh, look at this rodeo. look at this rodeo. Cinci, il mondo di YouTube mi odierà perché faccio venire fame alla gente. Alla gente, alle agende. Datemi delle penne. Abbiamo messo salsa hot chili. Tirato sui capelli a mo' di sacchi a muli. Tutto te lo sei preso? No, ah. No. Adesso che sta per bollire, li immergiamo. Potevamo anche metterli nell'acqua fredda, però boh, facciamo così perché ci piace. Ma guarda che bellini che sono i broccolettini, amori cicciotti. Li facciamo andare 10 minuti, un quarto d'ora. Ok. Tempo che si sono ammorbiditi. Ok. Per vedere se sono morbidi. Con una forchettina. Esatto. Infilziamo. E se la forchettina si esce e scivola bene. Esatto. Ma adesso dire, ovviamente sono crudi, quindi non è si... È caduto un coltello, amore. No, è caduta una scopa. Li aspettiamo. I broccoli sono pronti, li tiriamo fuori e li mettiamo nella pentola con la salsiccia. Perché teniamo l'acqua? Teniamo l'acqua perché ci servirà come acqua di cottura per le nostre orecchiette. Giusto? Giusto. La pasta è cotta, quindi adesso la scoliamo senza star lì a scolare troppo l'acqua, perché tanto comunque ci serve un po' per far girare il tutto. Togliamo proprio il grosso. Hai fame? Frey, hai fame? Hai fame? Hunter, hai fame? Chi vuole la pappona? Adesso diamo una bella trusata. Che sottofondo, vero? Mio Dio, Freya, sembra che mangi da tre giorni. Adesso! Sì! Non la puoi mangiare questa! Amore! Mia colio che c'è! Cosa c'è? E la pasta è pronta! E adesso ci mettiamo 3 kg di formaggio e ce la mangiamo. Vi ringrazio per aver guardato questo video. E quindi niente, finito il video, finita la ricetta. Grazie ad Andrea per aver cucinato per me. Dai, io non mangio. No, voglio tutto io. E adesso mangiano i gatti, quindi olè. Ciao. Mua! Capito. Tutti i santi giorni fanno così. Mattina e sera. Mattina e sera.